Perché lei non viene mai qui? Siete troppo simpatici, gli dice. Io sono Daniele Bosotti, sono pensionato, perciò non faccio niente. Vivo la giornata, arrivo da Milano, provincia, esattamente Nerviano, dista 20 km da Milano. Ho saputo da voi, aprendo internet, ho letto SS Turismo Dentale, ho cliccato, ho parlato, se non sbaglio, allora una signorina Ilaria mi ha dato le informazioni e dopo ho concordato la data per venire a Chisinau, che non conoscevo, non sapevo dove era la Moldavia, non sapevo niente. Ho preso lo zaino e ho detto vado, naturalmente ho visto i video che c'erano da pubblicità di SOS Turismo Dentale. Ho detto ci vado, ho visto che dalla pubblicità i prezzi erano buoni, ottimi, con confronto all'Italia non c'era paragone, ho detto io ci vado e sono arrivato qua. I denti li ho persi, purtroppo devo dire, facendo le cure dai dentisti, purtroppo. E siccome l'ultima volta è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, mi avevano messo due impianti, stavano mettendomi praticamente le capsule, un impianto saltò via e io, dopo aver perso 8 mesi per mettere due impianti e tempi lunghissimi in Italia, mi sono stancato e allora guardando lì ho deciso di venire qua alla scoperta, senza sapere dove andavo a finire. Nella mia mente dicevo io vado, vedo com'è, se mi trovo bene ok, se non mi trovo bene ritorno a casa. Questo è stato un po' lo spirito che mi ha fatto arrivare in Moldavia. Io ho trovato uno staff tecnico medico molto preparato e questo devo dire mi ha stupito molto in positivo, perché l'impressione quando sono arrivato che mi hanno portato nel caserbone era pessimo. Quando ho visto poi quando ho visto la clinica, che ho parlato con i medici, con le cose, tutta un'altra cosa, per cui devo dire che mi sono trovato subito a mio agio, mi hanno dato tutte le spiegazioni riguardanti la terapia e gli interventi che dovevo fare, che tra l'altro che non erano uno scherzo, perché mi hanno innestato 16 impianti più due nostri innesti ossei, per cui no, eppure devo dire che con mio stupore che in 2 giorni io ho fatto tutto senza sentire al minimo dolore, avendo l'accortezza delle cose che mi hanno detto, per cui se era un po' gonfio di non preoccuparmi, che era normale, cioè ho seguito alla lettera tutto quello che mi hanno dato e io di dolore non ne ho sentito, sinceramente. Poi sono ritornato quando mi hanno messo diciamo i denti definitivi e se c'è qualche cosa che non andava l'hanno aggiustato. Io oggi come oggi mi trovo più che soddisfatto del lavoro fatto e del trattamento avuto. Devo dire che in un anno la clinica è migliorata tantissimo perché si è ingrandita, oggi è, guardi, anche facendo il confronto con dove andavo io in Italia è molto più bella questa, poi al di là della bellezza che non conta, la pulizia, la professionalità, la gentilezza che ho trovato, pienamente soddisfatto, pienamente. Per cui se qualcuno mi dovesse dire vai lì, sicuramente glielo consiglio. Nella riprova che sono venuti qua due persone che mi hanno contrattato e tutte e due mi hanno richiamato e sono rimaste soddisfatte, per cui il miglior biglietto da visita credo che sia quello. Grazie. Prego.